Allora, dicevamo 30 anni fa, come questa sera transitava la stazione di Fano l'ultimo treno diretto a Urbino. Ebbene, adesso per ricordare questo storico evento ci colleghiamo con la stazione di Fano dove c'è Lino Balestra con i suoi ospiti e tra poco mi pare ascolteremo anche il messaggio originale che proprio fu dato alla stazione di Fano per l'ultima volta. Allora, buonasera Lino e buonasera anche ai tuoi ospiti. Sì, buonasera Marco, buonasera a tutti. Fra poco ascolteremo l'annuncio che decretò l'ultimo viaggio del treno verso Urbino. Siamo insieme ai soci dell'associazione Ferrovie del Metauro perché vogliono fare questo sit-in, questo evento commemorativo, celebrativo di questa data così importante per voi. Allora, perché siete voluti, insomma, essere qui in questa giornata? Perché sono 30 anni da quando l'ultimo treno partì per Urbino alle 19:03 qui da Fano. Io ero lì, proprio perché mi avevano avvisato ad Ancona: corri, corri, guarda che ci sono gli ultimi treni. Tutti invece eravamo convinti che la linea fosse stata salvata, avevano trovato i soldi, c'era tutto pronto. Invece, come al solito, in Italia le cose arrivano, le mazzate arrivano senza che manco te ne accorgi. Quella sera ce ne siamo accorti, la stazione era vuota, è partito il treno. Quindi noi, dopo 30 anni e dopo 18 anni quasi di sforzi per rimetterla in piedi questa ferrovia, ci troviamo qui e speriamo anche che succeda questo fausto evento. Ecco, adesso rispetto al passato però un po' più di attenzione da parte delle istituzioni e della politica c'è, o sbaglio, una sensazione? Sì, c'è, ma c'era anche 8, 9, 10 anni fa, è che adesso siamo arrivati a un re d'azione, perché il governo ha già in parte fatto una legge sulle ferrovie turistiche, è passata alla Camera dei Deputati, adesso speriamo che passi in Senato, dopodiché la Regione si dovrà finalmente impegnare a riaprirla questa ferrovia, perché la vogliono tutti, la vogliono dal... Qui anche da noi abbiamo fatto tanto per far cambiare l'opinione della gente, che non ne sa nulla purtroppo di treno, non gli si può fare neanche una colpa, ma poi c'è stato anche da tutta Italia, praticamente aspettano questo evento. Bene, ok, allora come annunciato anche nei titoli, qui c'è una rassegna stampa di quelli che furono gli articoli dell'epoca. Noi siamo pronti per farvi ascoltare proprio l'annuncio che quel giorno così denunciò l'ultimo viaggio del treno. Allora, se lo facciamo partire, lo ascoltiamo tutti insieme. La tecnologia alle volte, insomma, fa le bizze, l'abbiamo provato fino adesso. Regionale 56 62 per Urbino è in partenza dal binario 1. Fermala, Cucurano, Cartoceto Lucrezia, Saltara Calcinelli, Serrungarina Tavernelle, Monte Falcino Isola del Piano, Fossombrone, San Lazzaro di Fossombrone, Calmazzo, Canavaccio, Fermignano, Urbino. Allontanarsi dalla linea gialla. Ecco, il treno è partito per il suo ultimo viaggio, arrivò a Urbino, dopodiché nulla, nulla fu. Insomma, speriamo che speriamo che non questo sia proprio l'ultimo l'ultimo viaggio. viaggio. Va bene. E dalla banchina del binario 1 della stazione di Fano restituisco la linea allo studio. Marco. Bene, grazie, un bel collegamento, emozionante.